quando l'ho vista è stato un amore a prima vista, nel senso che mi è piaciuta molto la veste grafica. Mi ha colpito la grafica. Che hanno un notevole impatto visivo e anche vocale, visto che l'insegnante comunque ha utilizzato il CD registrato. E in particolare per il programma di storia, mi sembrava ben fatto, ben strutturato. E anche la organizzazione, diciamo così, dello spazio nella pagina è molto intuitiva. L'ho scelto proprio per le tipologie testuali e perché mi dava tanti spunti e tanto modo per lavorare. Chi lavora con le tipologie testuali qua le trova tutte, quindi avvantaggiato per poter lavorare in serenità senza doversi andare a cercare degli altri tipi di testo. Nella risoluzione dei problemi c'è sempre ci sono sempre questi personaggi che loro ritrovano sia in italiano che in matematica. I personaggi della storia che facevano da trade union tutto il percorso didattico. Ogni mattina loro proprio chiedevano di ascoltare sia la storia. Erano dei personaggi che a mio parere potevano essere particolarmente accattivanti per i bambini. Ho visto che i bambini sono molto attirati dalla storia e sono anche invogliati a sapere poi che cosa succede dopo, quindi a memorizzare poi le lettere che via via vengono presentate. Qualcuno provava anche a fare delle ipotesi della storia, come poteva evolversi. Il Fantazzurro, il quaderno operativo appunto che vi dicevo sull'uso del corsivo, anche quello è stato a mio avviso vincente perché ha dato la possibilità ai bambini di apprendere, diciamo, contemporaneamente l'uso dello stampato maiuscolo e minuscolo e l'uso del corsivo. Per quanto riguarda il librino per imparare proprio a scrivere il corsivo, molto interessante. È un quaderno operativo geniale a mio avviso, anche perché è una novità. Addirittura alla fine del primo quadrimestre lo aveva già tutto completato. Difatti in breve loro hanno imparato a leggere e a scrivere in pochissimo tempo tutta la classe. E c'erano varie parti con lo stampato maiuscolo, ho trovato che fosse importante anche questo. E inoltre abbiamo potuto notare come ci sono proprio degli esercizi specifici sia di prevenzione e anche di recupero per quanto riguarda i DSA, con degli esercizi che ho trovato molto, molto specifici e quindi molto utili per tutti i bambini. E quindi questo dà, penso, una maggiore completezza, insomma, al libro, perché ci ha aiutato e ci aiuta molto. Ma anche per tutto ciò che viene proposto dalle guide, perché questo mi ha permesso poi di diciamo addobbare la classe con i vari personaggi appunto della storia di Fantasmino, che ai bimbi insomma è piaciuto molto.